Befrana in avvio di seduta, rompendo supporti tecnici e psicologici. L'ultimo baluardo che potrebbe porre un freno al crollo verticale del paniere italiano è espresso dai minimi dell'11 luglio, sotto il quale i corsi potrebbero arrivare anche a toccare i minimi di giugno. Ripartenze di prezzo rimangono ad ora improbabili, anche se in un orizzonte di medio-lungo termine potrebbero avviarsi ricoperture di carattere speculativo volte al test di cambio di stato del supporto prima citato a 16.215 punti. Movimento comandato per RCA, che stamane ha aperto in down gap, condizionato dalla tenuta della trendline dinamica tracciata con i minimi del 3 agosto e 14 settembre. Detta trendline ha fatto la resistenza dinamica, generando un segnale di debolezza che potrebbe far scivolare i corsi al di sotto dei 5,30 euro. Tale area potrebbe anche favorire ripartenze di prezzo che avrebbero come target un ulteriore test della trendline di lungo periodo espressa con i top decrescenti del 4 di gennaio e del 27 di luglio. A Wall Street l'indice Nasdaq 100 veleggia in area 4.840 punti, dopo aver toccato i top storici del 22 settembre. Detta area rappresenta anche un valido supporto statico che fino ad ora ha arginato le tendenze ribassiste volte ad un più deciso test di cambio di stato del livello prima resistenziale ed ora di supporto a 4.735 punti. Ulteriori allunghi volti al raggiungimento della soglia psicologica dei 5.000 punti potrebbero invece essere considerati solamente successivamente alla rottura al rialzo dei 4.875 punti.